Buongiorno, cari amici, benvenuti in questo nuovo video sul canale, Dove andiamo? sul Monte Amaro. Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video sul canale. Oggi siamo al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Siamo al comune di Opi e per fare un'escursione al Monte Amaro di Opi. Sono in compagnia con il buon Mario, come sempre. Buongiorno. Oggi la giornata è molto calda, e ci sono circa 25 gradi. Non dico che siamo in piena estate, ma Ma quasi. ma quasi. Ed ecco qui il Monte Amaro di Opi. Noi dobbiamo fare tutta questa cresta e salire su fino ad arrivare a 1860 metri. Adesso prendiamo il sentiero F2 e facciamo una piccola deviazione alla grotta del Fondillo. Andiamo a vedere questa grotta che sinceramente non ci sono mai stato e sono molto curioso di vedere. Tu Mario? Che dici? Mario si sta preparando. E anche oggi sto testando il mio Fenix 6X Pro, il mio Garmin, e ho impostato l'attività escursionismo e con la traccia e vediamo se ci porta in vetta. Diciamo che l'ultima volta siamo stati un po' sfortunati perché non eravamo attrezzati con le ciaspole, quindi quando si creano queste condizioni dove bisogna strafare pur di andare a conquistare la vetta, è sempre bene utilizzare la testa e dire magari sì, si può creare una nuova occasione, posso tornarci la prossima volta. Credo che in realtà la grotta del Fondillo sia questa qui, ma non ne sono sicuro. Vabbè, noi continuiamo per il sentiero e poi magari vediamo al ritorno, perché tanto si seguirà la stessa strada dell'andata, ecco. Adesso c'è questo bellissimo ponte che ci fa attraversare sul fiume Sangro. Eccolo qui. È uno di quei ponti che trema. Eccoci qua. Molto bella, questa è la Val Fondillo, spettacolare devo dire. Questo qui su è il Monte Calanga. Adesso studiamo un po' la geografia dei monti di questi posti. Ah, qui segna il cartello che c'è una sorgente a circa 10 minuti. Più avanti qui c'è la sorgente con l'acqua potabile. E adesso iniziamo la scalata a questo monte. Dai, dai, lì c'è 2 ore. Noi vediamo, speriamo di riuscire ad arrivare in 2 ore. Sono le 11, quindi all'una, giusto per mangiare. Ed eccola qui la Genziana Dinarica o Genziana Appenninica volgarmente. Questo bellissimo fiore, bello, molto bello. Thank you.
Siamo circa 1400, abbiamo ancora 450 metri di dislivello per arrivare in vetta. E ci siamo quasi, adesso diventerà un po' più pianeggiante il sentiero, ci stiamo avvicinando allo stazzo che era riportato giù al cartello e adesso farà caldo. E questa invece è la genziana verna, volgarmente conosciuta come genzianella, molto piccola. Ed eccoci qui, siamo arrivati alla gobba del cammello e quella lì è la vetta. Bellissimo il panorama. Gli ultimi metri di dislivello in salita prima di arrivare alla vetta. Siamo arrivati in vetta qui al Monte Amaro e il panorama qui è a 360 gradi, è stupendo, con il lago di Barrea qui. Pausa barretta, una piccola barretta. Che è, il cioccolato? Sì. Al gusto di frittata, vero? Ed eccoci qui, siamo tornati alla gobba, alla prima gobba verso il Monte Amaro, questo qui. Guardate le nuvole lì giù, ogni tanto si sente anche qualche tuono. La prenderemo oggi la pioggia o ce la salviamo? Speriamo di non prenderla.
Adesso una piccola deviazione alla fonte, bere un po' d'acqua fresca e ci siamo quasi. Piove, siamo arrivati però, è stata una bellissima giornata e ecco adesso bisogna accelerare che adesso sta iniziando a piovere più forte. Allora, il video per oggi finisce qui, è stata una bellissima giornata, devo dire che ci tornerò perché mi piace molto questa zona. E se non l'avete già fatto, vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un like, commentare con qualche curiosità e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao amici. Alla fine abbiamo preso l'acqua, quindi stiamo in modalità preservativa. Arriviamo alla macchina.